Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Come sapete domani uscirà il nuovo Paper Mario e non vedo l'ora di portarlo sul canale, quindi vi aspetto domani mattina alle 12 per vedere il primo episodio di questo nuovo gioco. Ma adesso iniziamo perché come avete detto dal titolo, mi è arrivato un pacco misterioso proprio a tema Super Mario, quindi in coincidenza con il gioco oggi andremo ad aprire il pacco misterioso. Ok, eccolo. Il pacco misterioso io ancora non l'ho aperto, cioè nel senso ho soltanto scartato per vedere in realtà l'ho aperto, ok? Per controllare, diciamo, cosa c'era al suo interno. E arriva direttamente da Emp, raga. Il sito Emp è uno dei siti più forniti per quanto riguarda la roba fanzone, quindi tutto il merch di Nintendo, di Animal Crossing, di Zelda o comunque altri videogiochi anche per PlayStation, Fortnite, tutto raga, è uno dei siti che è veramente fornitissimo per noi che siamo nerd e cerchiamo queste cose. Quindi vi consiglio veramente di passare a vedere il sito, io vi lascio sotto in descrizione il link per andare a vedere tutto, eventualmente il catalogo. Adesso andiamo a vedere cosa c'è a tema Nintendo, in questo caso Super Mario, dentro questo scatolo. Siete pronti? Il primo articolo è la maglietta di Yoshi. Yoshi è uno dei miei tre personaggi preferiti di Super Mario, perché ovviamente il mio primo personaggio preferito è Mario, il secondo è Toad e il terzo è Yoshi. Quindi adesso vado a unboxare, cioè aprire, strappare la carta. Ok, a posto, fatta. E vi faccio vedere la maglietta che mi è arrivata. Ta-da, penso che la state vedendo. Ma io sono dell'idea che le cose, cioè i vestiti si vedono meglio addosso. Direi che ci conviene cambiarci. Ed eccoci qua, con la maglietta di Yoshi. Ovviamente la modello donna, esiste anche il modello uomo. Ve la faccio vedere meglio. Ed è veramente bellissima. Mi sta molto bene. È sagomata, cioè nel senso non è di quelle magliette che sono ultra larghe. Quindi devo dire che tutto sommato è bella, mi piace. Adesso andiamo a scoprire il secondo oggetto. Lo vado subito ad aprire, è bello pesante. E pesa, raga, pesa un po'. Aspettate che lo apro. È una cosa sempre, ovviamente, di Super Mario. Ed eccolo qui. Sono delle calamite che adesso andiamo a provare subito perché voglio fare esattamente lo stesso schema. Ma prima lo voglio eventualmente aprire e poi le vado a mettere nel mio freezer. In realtà le metterei qua dietro, ma non è, ovviamente non si attacca perché non c'è la calamita. Però è bello pesante, cioè pesa un botto. Oh, ma sono anche molto grandi! Cioè, non pensavo che erano così grandi, raga, guardate. Figo! Ma sono bellissime! Sono due pagine di calamite, ma sono veramente grandi, guardate. Sono veramente grandi. Cioè, non me l'aspettavo così grandi. Magari qui sembravano veramente piccole nel disegno e devo dire che sono molto grandi. A questo punto resta l'ultimo articolo, che è questa lampada fighissima. Andiamo ad aprirla e ovviamente si illumina, raga, e potete fare la collezione di tutti e cinque personaggi. Secondo me i più bellini sono il fantasmino, il cubo e il classico funghetto. Allora, vado ad aprire subito la lampada, che è carinissima, guardate. E devo metterci le batterie. Solo che non ho un giravite. Non ho un giravite. No, forse ce l'ho. Ce l'ho il giravite, raga. Datemi un secondo che vado a mettere ad aprire la cosa delle luci perché mi serve un giravite. E la proviamo accesa. Ed ecco, finalmente la nostra lampada con la luce. Ta-da! Domani ci farà compagnia nella caccia agli abitanti. E questi sono gli oggetti che c'erano nel pacco. Voi sotto nei commenti fatemi sapere quale dei tre preferite, quale vi è piaciuto di più, la maglietta, la torcia o le calamite. Adesso io vado ad attaccare le calamite. Ok, ragazzi, ci siamo. Iniziamo a decorare
il freezer, il mio freezer ad attaccare le calamite. Oddio, ne ho persa una, aspettate. Il mio freezer è piccolino, quindi parto dal basso. Quindi uno, poi facciamo due. Allora, questo lo mettiamo un po' più alto perché sennò è troppo basso. Quindi due. Mi ispiro molto all'immagine. Mettiamo le monetine qui, poi abbiamo un'altra linea e la mettiamo qua sopra, così sono, diciamo, a distanza. Mettiamo lui. Ok, meglio lo piazzo qui. Che mi sembrava molto divertito, che corre, in realtà potrebbe essere la posizione che salta. Questo lo metto qui. Mi restano altre monete che vado a mettere qua sopra. Sto improvvisando. Il tizio lo metto qui, raga, ho poco spazio, quindi ci facciamo bastare. E il pallottolo Bill lo vado a piazzare qui. Mi piazzo qui. Ta-da! E il nostro frigo Super Mario è finito, raga. Ho usato tutte le calamite. Non mi sono proprio. Non mi è venuto proprio quella l'immagine. Ma mi piace comunque un sacco. Veramente mi piace tanto. Wow! Trovate sotto in descrizione tutti i link degli oggetti che avete visto in questo video, quindi se vi piace qualcosa potete cliccare sotto in descrizione, trovate sempre tutti i link utili. Vi invito a lasciare un bel mi piace e vi ricordo che domani uscirà alle 12 il primo video su Paper Mario, quindi io vi aspetto tutti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!